Si sta avvicinando la stagione invernale e come ogni anno non vediamo l'ora di metterci di sci e piedi e goderci fantastiche discese. Ma come predico spesso, per praticare uno sport riducendo i rischi di infortunio bisogna prepararsi al meglio. Ed è per questo che nel video di oggi abbiamo un ospite di eccezione che ci darà consigli professionali per un'ottima preparazione. Ciao, sono Beniamino Bai, fisioterapista, preparatore atletico e ideatore di Fisiofix. E oggi è qui con noi Federica Brignone, atleta di punta della nazionale femminile di sci alpino, vincitrice di una medaglia olimpica e prima donna italiana ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo Generale. Tanta roba! Prima di buttarci nell'argomento principale di questo video, sono curioso. Come sta andando la tua preparazione, Federica, e che obiettivi hai per la nuova stagione? Allora, la mia preparazione sta andando benissimo, anzi fisicamente penso di non essere stata mai così in forma come quest'anno e i miei obiettivi della stagione sono quello di vincere una gara, almeno una gara in Coppa del Mondo, vorrebbe dire 17 vittorie, che è un gran risultato, e ovviamente ci saranno le Olimpiadi e il sogno è di vincere un'altra medaglia olimpica. Mi fa piacere avere queste ottime notizie e faremo sicuramente il tifo per te per vederti raggiungere i tuoi obiettivi. Ma entriamo nel vivo del discorso sulla preparazione dello sci. Una volta tu mi hai detto che passi molto più tempo a fare allenamenti, diciamo così, a secco che allenamenti con gli sci ai piedi. Invece lo sportivo amatore fa esattamente il contrario, sia nello sci che in altre tipologie di sport. Pratica molto spesso il gesto tecnico senza avere un'adeguata preparazione. Secondo la tua esperienza, per quanto riguarda lo sci alpino, quali sono i muscoli che ci consigli di rinforzare? Nello sci è tosta, perché comunque alla fine devi essere veramente molto allenato se vuoi prevenire gli infortuni. È molto importante rinforzare i quadricipiti, ma non tralasciare assolutamente i bicipiti femorali. È quello che ti tiene comunque tutto il ginocchio e si vede che gli infortuni di crociato, se non si ha un bicipite forte, ne risentono. E poi il core stability, schiena, è molto importante, perché ovviamente ci sono tante sollecitazioni ed è importante tenere bene con la fascia addominale. Quindi, in base a quello che ci hai detto, quadricipite, core stability e soprattutto bicipite femorale. Ma come sappiamo, lo sportivo amatore non ha molto tempo da dedicare alla preparazione. Bisogna scegliere pochi esercizi e i più efficaci possibili. Tu quali esercizi ci consiglieresti? Per me è molto importante avere una resistenza di base, quindi già con la corsa, con la bici si può fare una buona resistenza di base e avere appunto un minimo. È molto importante per il core, per me, tutti gli esercizi dai plank, quindi di tenuta, ma anche vari esercizi di addominali, come a me piace il rollover con la rotella, però è già un po' tosto. E quegli addominali che implicano un po' di forza. Per la schiena, secondo me, e dietro, quindi parliamo di bicipite femorale, secondo me è molto importante fare i ponti, fare dei superman, e poi fare appunto un po' di dorsali anche solo da terra. Un altro esercizio ovviamente basilare è lo squat e gli affondi per le gambe, che fanno un po' tutto. Io consiglio di camminare tanto, anche in salita e discesa, e di fare allenamento più possibile variato. Per lo sci è importante variare. E invece, al di là del rinforzo muscolare, ci sono altre capacità e qualità da dover allenare? Sì, assolutamente. Importante è molto la coordinazione e la propriocettività, quindi io consiglio di fare tanti sport, cioè anche fare altri sport per allenarsi e usare attrezzi di disequilibrio, quindi magari più morbidi, fare anche magari squat o esercizi di gambe con meno peso ma su una superficie che è mobile, quindi ti permette di imparare a stabilizzare tutta l'asse di caviglia, ginocchio, anca, e poi ti rinforza tutti i muscoli un po' più profondi. Ovviamente per uno sciatore che vuole diventare alto livello è importante anche molto la potenza e quindi la reattività e la velocità con balzi e cose più veloci. Io lavoro tanto anche in pista d'atletica. Comunque in generale, per chi vuole solo anche sciare, è importante rinforzarsi un po' e soprattutto lavorare su tutti i muscoli e quindi avere un buon controllo del proprio corpo, essere coordinati e avere propriocezione e equilibrio.
Per quanto riguarda la potenza muscolare, ne ho parlato anche io in un altro video che trovate qui sul canale. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per poter approfondire l'argomento. Invece è molto interessante la proposta di eseguire lo squat su superfici destabilizzanti. Così ottimizziamo i tempi e con un solo esercizio facciamo un doppio lavoro. Invece per quanto riguarda la propriocezione, quindi questi tipi di superfici destabilizzanti, tu che attrezzi ci consiglieresti di utilizzare? Utili possono essere Bosu, tavolette, cuscini e vari attrezzi di, insomma, che possono essere morbidi sotto i piedi. Ci si può anche balzare sopra con calma, provare a avere delle distrazioni visive mentre sei su un cuscino, su un Bosu. Quello è molto importante, sviluppa un po' tutte la coordinazione motoria. Ultima domanda, un argomento sempre molto dibattuto e controverso. Per quanto riguarda lo stretching, tu lo reputi importante? Lo esegui subito dopo l'allenamento sugli sci o in una seduta di allenamento a parte? Lo stretching è molto importante. Io non preferisco farlo subito dopo l'allenamento, ma mi piace farlo in una seconda seduta. Quando si scia ci si indurisce veramente tantissimo ed è importante. Io ne sento più il bisogno in inverno che in estate. Non sono una che lo fa volentierissimo perché è un po' noioso, cioè a me piace far fatica comunque allenarmi, però sono una buona compagnia, penso che sia la cosa migliore. Dalla parte mia ho la fortuna di essere molto sciolta, però mi rendo proprio conto che quando si scia tanto, comunque si sta in piedi delle ore, è importantissimo. Se si riesce a farne almeno anche solo 20 minuti al giorno fa veramente la differenza e previene tanto sugli infortuni. Beh, che dire Federica, ci hai dato dei consigli veramente molto utili. Grazie mille per il tuo tempo e la tua grandissima disponibilità. Faremo tutti il tifo per te. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao Ben. Ti ricordo che qui sul canale trovi già approfondimenti sugli argomenti trattati da Federica, come rinforzo degli arti inferiori, core stability, propriocezione e potenza muscolare. Ti lascio i vari link qui sotto in descrizione per poter approfondire tutti i vari argomenti. Ed iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo dello sport, della riabilitazione e della preparazione atletica. Buon allenamento e buone sciate!